Ciao ragazzi, sono Nico. Oh my god! Benvenuti in questo nuovo video. Si tratta di un video velocissimo perché dobbiamo parlare dell'evento EA Play che verrà trasmesso in streaming questa sera e verso le 19 parleranno di Apex Legends. Motivo per cui vi invito a seguire l'evento in live nei link che vi lascio in descrizione o nel primo commento in evidenza. È molto importante seguire questa live se giocate ad Apex Legends perché verranno date le prime novità ufficiali sulla Season 2. Probabilmente ci saranno degli spoiler sul Battle Pass e quasi sicuramente annunceranno finalmente ufficialmente Watson, ossia la nuova leggenda. Perché sono così sicuro che si tratti di Watson? A parte i vari leak, un paio di giorni fa su Twitter è stato pubblicato questo teaser che non lascia praticamente alcun dubbio. Quindi la nuova leggenda della Season 2 sarà Watson e se non l'avete visto potete recuperare il video che ho realizzato su di lei dalle schede in alto a destra. Cos'altro possiamo aspettarci da queste evento, forse l'annuncio di una nuova arma e perché no di qualche nuova modalità di gioco. Per quanto riguarda l'arma si parla ancora insistentemente dell'L-Star, quindi stasera vedremo se questo leak si rivelerà veritiero. Mentre per quanto riguarda le modalità di gioco è solo un'idea mia, ormai hanno sondato il terreno con la coda Elite e secondo me potrebbero mettere qualcosa. Sarebbe un po' strano aver fatto l'evento della caccia leggendaria con la modalità parte speciale e poi far partire la Season 2 senza nient'altro. Non si tratterà della coda Elite perché quella tra 10 giorni scade, ma probabilmente potrebbero mettere qualcosa di simile. Un'altra cosa senz'altro attesa è il cambiamento della mappa, perché è già stato detto più volte dagli sviluppatori che questa verrà modificata. In parte in verità è già stata modificata con l'ultimo aggiornamento, ma solo a livello di distribuzione del loot, mentre con la Season 2 ci aspettiamo senz'altro quantomeno delle nuove zone. Ma vedrete che sicuramente sarà così, perché su questo punto di vista ho pochissimi dubbi. Inoltre la gente chiede ancora il crossplay che era stato annunciato diverso tempo fa e probabilmente sarebbe lecito aspettarselo per la stagione 2. Ormai siamo arrivati a un punto in cui ogni nuovo gioco che viene annunciato anche da parte della EA stessa è dotato di questa funzionalità. E allora non vedo perché per Apex Legends dovrebbero aspettare di più. Già che ci sono, vi dico anche una cosa che è stata comunicata sul forum ufficiale della EA appena ieri. Alla domanda di un utente, uno sviluppatore della EA ha risposto che a partire dalla stagione 2 sarà possibile ritornare al doppiaggio originale direttamente dal gioco. E questo lo dico ovviamente ricollegandomi al video di ieri. Non sarà più necessario cambiare la lingua di sistema se siete su console o quella del launcher se siete da PC. Anzi, per dire di più, a detta dello sviluppatore, questa funzione doveva già essere disponibile dal lancio del nuovo aggiornamento. Invece è andata così e questa possibilità ce l'avremo con l'inizio della stagione 2. Ma in ogni caso è andata bene perché almeno abbiamo provato il doppiaggio italiano. Se ci fosse stata fin da subito la possibilità di tornare al doppiaggio originale, penso che quasi tutti lo avrebbero fatto. Torniamo un attimo a parlare di Watson, perché vi ho accennato al teaser che è stato pubblicato su Twitter appena un paio di giorni fa. E allora cerchiamo un attimo di soffermarci su questo. Questo teaser sembra dare un'informazione fondamentale su Watson, perché fino adesso tutte le speculazioni che sono state fatte su di lei erano basate sul fatto che potesse in qualche modo interagire con l'elettricità, ma non è mai stata presa in considerazione la possibilità che lei sia in grado di generarla o di maneggiarla personalmente. Mentre invece quello che si evince da questo teaser è proprio questo, e questo apre indubbiamente delle nuove possibilità per quelle che potrebbero essere le sue abilità. Quindi mentre siamo tutti in attesa dell'evento EA Play di questa sera, scrivetemi nei commenti quali abilità vorreste vedere o vi aspettate di vedere su Watson. E vi ricordo anche che in questo preciso momento sono attivi gli XP doppi per Apex Legends, sia per quanto riguarda la progressione normale, sia per quanto riguarda la progressione del Battle Pass. Quindi se siete indietro col pass battaglia della stagione 1, questo è il momento giusto per recuperare, avete tempo fino a lunedì. Io stesso, che questa stagione non ho giocato troppo, ne sto approfittando per cercare di fare il rush finale e terminare il Battle Pass. E basta, direi, le cose importanti da dire erano queste. Quindi vi ricordo ancora una volta, questa sera alle 19
nuovo appuntamento nei vari canali social della EA per seguire l'evento nel quale annunceranno le prime novità sulla stagione 2. E ribadisco, tutti i vari link nei quali sarà possibile seguire l'evento li trovate nella descrizione e nel primo commento. Fatemi sapere con un commento se seguirete la live o meno e quali novità vi aspettate. E basta, vi ringrazio per la visione e vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace e se non lo siete già iscrivervi al canale. In descrizione ovviamente come sempre ci sono tutti i miei contatti e i miei social, tra cui soprattutto Instagram, in cui vi invito a seguirmi e in cui mi trovate come NicoMyGod. Adesso vi lascio alla conclusione della partita e noi ci vedremo presto con un nuovo video, quindi ciao ragazzi!